Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi abbiamo deciso di creare una torta veramente favolosa, la Cream Tart, per festeggiare il nostro 100° video. È una torta veramente favolosa, di un impatto visivo stupendo. È semplicissima e velocissima da preparare. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa ricetta speciale ci serviranno 110 g di farina di mandorle, 450 g di farina 00, 150 g di zucchero a velo, 300 g di burro morbido, la scorza di un limone e un uovo e mezzo. Qui con noi abbiamo un uovo intero, poi abbiamo mezzo uovo sbattuto. Per ottenerlo abbiamo preso un uovo intero, l'abbiamo sbattuto, poi ne abbiamo presa solo una metà. Per prima cosa prendiamo il nostro burro morbido e lo mettiamo dentro una boule bella capiente assieme allo zucchero a velo. Poi, aiutandoci con le fruste elettriche, mescoliamo tutto per bene a velocità media finché non diventerà una bella crema. Giunti a questo punto possiamo aggiungere le nostre uova, mescolando continuamente. A questo punto possiamo aggiungere la scorza di limone e la farina di mandorle. Poi continuiamo a mescolare per bene. Ora andiamo ad aggiungere la nostra farina poco alla volta al nostro composto finché non la finiremo. Quando vedremo che il mixer non ce la fa più a mescolare, lo togliamo e iniziamo a impastare con le mani. Finiti di amalgamare per bene tutti i nostri ingredienti, prendiamo la nostra pellicola alimentare trasparente, la mettiamo sul piano di lavoro, proprio in questo modo. Prendiamo il nostro impasto e ce lo trasferiamo direttamente lì. A questo punto lo stendiamo leggermente con le nostre mani e lo iniziamo a coprire con la nostra pellicola alimentare trasparente, creando una specie di quadrato. Fatto ciò lo metteremo a riposare in frigo per un'oretta. Abbiamo tirato fuori dal frigo il nostro impasto, l'abbiamo adagiato su un foglio di carta da forno e ora, aiutandoci con il nostro tarocco, l'andiamo a dividere in due parti. Una parte lo mettiamo su un foglio di pellicola alimentare trasparente, lo copriamo per bene e lo lasciamo in frigo fino al momento del bisogno. Ora prendiamo la parte di impasto che ci serviva per lavorare, la stendiamo poi aiutandoci con le mani, poi prendiamo un altro foglio di carta da forno, ce lo mettiamo sopra, facciamo un po' di aderenza aiutandoci con le mani e con un mattarello stendiamo il tutto finché non raggiungerà un'altezza di 3 mm. Ora, così com'è, lo mettiamo mezz'ora in frigo a riposare. Abbiamo tirato fuori dal frigo il nostro impasto e qui con noi abbiamo due delle nostre lettere che abbiamo deciso di creare per questa torta, che sono la lettera A che sta per Aaron e la lettera DG che sta per mia mamma Gianina. Abbiamo tolto il foglio di carta da forno che c'era sopra il nostro impasto e ora molto delicatamente andiamo ad adagiare la nostra prima lettera, che in questo caso è la A. Da un foglio di impasto dovremo ottenere circa due A. Con un coltello andiamo a incidere la forma. Ora togliamo l'impasto in eccesso e mettiamo le lettere in frigo per 10 minuti a riposare. Passati i 10 minuti di riposo in frigo, cuociamo tutto a forno statico a 180 gradi per 15-18 minuti, ossia fino alla doratura. Con l'altra metà del nostro impasto andiamo a fare gli stessi procedimenti che abbiamo fatto con la lettera A, però adesso li facciamo per la lettera G. Mentre le nostre lettere stanno cuocendo, vediamo insieme gli ingredienti che ci serviranno per la nostra crema, ossia 750 ml di panna fresca, 500 g di mascarpone, 80 g di zucchero a velo e i semi di una bacca di vaniglia bourbon.
Per prima cosa trasferiamo il nostro mascarpone in una bowl bella capiente, assieme allo zucchero a velo e, aiutandoci con le fruste elettriche, mescoliamo il tutto per bene. A questo punto possiamo aggiungere i semi della nostra bacca di vaniglia bourbon e la panna un po' alla volta, sempre mescolando continuamente. Quando avremo finito di amalgamare tutti gli ingredienti e avremo raggiunto questa consistenza, prendiamo della pellicola alimentare trasparente, la adagiamo sopra e mettiamo il tutto in frigo fino al momento del bisogno. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Qui con noi abbiamo un piatto di ardesia sul quale abbiamo appoggiato una delle nostre lettere A e che misura 20 cm di base e 28 di altezza. Abbiamo trasferito la nostra crema al mascarpone in una sac à poche con una bocchetta di 1,5 cm e adesso andiamo a riempire completamente la nostra lettera. Ora facciamo la stessa cosa anche con una delle lettere G. Poi abbiamo appoggiato molto delicatamente il secondo biscotto a forma di G sopra quell'altro e adesso lo andiamo a riempire. Finita di aggiungere la crema, mettiamo il tutto in frigo mezz'ora a riposare. Applichiamo lo stesso procedimento anche alla lettera A, poi la metteremo in frigo a riposare mezz'ora. E ora siamo arrivati alla parte più divertente di tutta la torta, ossia decorarla. E qui con noi abbiamo dei macaron fatti in casa da noi, del mango, delle fragole, dei kiwi, dei petali di fiori commestibili, delle perline argentate, delle more e dei lamponi. Ora procediamo a decorare come a noi piace. Ecco come viene la nostra lettera A. Adesso procediamo anche con la lettera G. Ma guardate che meraviglia di una torta che ci è venuta, ragazzi! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!